è stato arrestato due volte per percosse e lesioni aggravate. 3 stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Abbiamo appena visto Quanto basta, cosa ne pensi? Mi è piaciuto molto perché parla per il sociale, per le persone insomma disabili. Auguri a Vinicio, a Valeria, a Luigi, è stato bravo, Alessandro Haber che è sempre favoloso, e a Francesco Valaschi gli auguro un bel premio a Venezia o al Festival di Roma. Chiamo Cristian Arosio, 38 anni, sono 3 anni che lavoro nella trattoria degli amici, nella comunità di San Desidio, e mi trovo bene. Devi sapere che uscirà il 5 di aprile un film che parla di un ragazzo con disabilità che, grazie a un incontro con uno chef, potrà raggiungere i propri sogni. Anzi, raggiungeranno insieme una vita migliore. Cosa pensi di poter raggiungere? È una bellissima cosa questa. Eppure io sto facendo una bellissima cosa con la mia squadra dove gioco a calcio. Mm-hmm. Che ci hanno sponsorizzato una squadra di Serie B che sarebbe la Ternana. E tu che in che ruolo giochi? Attaccante. C'è scritto amico davanti sulla tua maglietta, sì. E dietro invece cosa c'è scritto? Capace, Antonio Abile. Ciao, buongiorno, come ti chiami? Nicola del Fattore, non il fattore degli amici. Conoscere un film della Repubblica mi piacerebbe. Cosa bisogna aspettare? C'è un po' da fare cose importanti. E ti piacerebbe diventare un cuoco? No. Cosa ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe fare il corazzo millenale. Papà, ti presento Guido. Piacere. Però tu adesso mi devi dire qualcosa del tuo di padre. Si arrabbiava sempre con me. E lo sapeva che tu sei... Asperger. No. Lui pensava che ero scemo. Film che parla un po' di un percorso che vi accomuna di ritorno a casa in qualche forma, perché ci sono molte immagini in cui voi risultate essere una famiglia. È vero, nel senso che, boh, per quanto riguarda Arturo, lui una famiglia non ce l'ha, non si sa che cosa facesse prima Arturo, per prima dell'inizio del film, insomma, no? Quindi sì, in qualche maniera è il ritrovare un nucleo, ritrovare una famiglia, una casa nel senso proprio di luogo in cui ritrovare un'identità e da lì provare a intraprendere un nuovo cammino. Non ci avevo mai pensato, però è una sorta di famiglia, un po' strana, non ci sono dei ruoli determinati, canonici, però c'è sicuramente dell'affetto. Il finale, questo appunto... quadretto finale è proprio, forse possiamo proprio dirlo, la realizzazione di una famiglia, di un nucleo familiare bizzarro, ma sì, ma che ha molto della famiglia. Secondo me oggi dire appunto io credo nell'importanza dell'amore, credo che nell'importanza di un rapporto d'amicizia, forse è anche più scandaloso, se vogliamo, perché sono anche valori che purtroppo si vanno anche un po' perdendo. Per cui credo che questo nucleo, che questa immagine che si ricompone alla fine è tutto il film. Come se ricostruissero tutti un centro, no? Se ritrovassero un centro dal quale cominciare a vivere in un modo invece molto più autentico. Una delle cose di questo film è che forse inseguire la propria passione è più importante dell'obiettivo che quella passione, a cui quella passione potrebbe portarti, perché è quella passione lì che crea l'identità di quello che sei poi. C'è questa frase appunto che ricorre nel film, ovvero è meglio un perfetto spaghetto al pomodoro di un branzino al cioccolato, e qui è proprio, c'è proprio un rapporto tra due poli opposti, che sono quello appunto della qualità nella sua essenza e a volte dell'eccesso.
Salve a tutti, io sono Marco Manservigi, mi presento, faccio parte dell'associazione Notiqual, che è un'associazione che si occupa insomma di far lavorare ragazzi con Asperger in relazione a persone neurotipiche in ambiti culturali, artistici, tutti gli anni. Noi dell'associazione Notiqual facciamo un festival di cinema e arti visive al Maxi, che penso sia il primo festival fatto da con la collaborazione di persone con autismo, a partire proprio dal direttivo. Ho avuto un piccolo ruolo nel film Quanto Basta. Oltre a parlare di sindrome d'Asperger, affronta anche altri temi, dove arrivati a un certo punto ho avuto come l'impressione che la sindrome d'Asperger fosse una condizione, cioè anche in un certo senso anche un pretesto per raccontare anche la solitudine e la similianza dei due personaggi principali. Il protagonista bravissimo, Luigi Fedele, ha reso proprio un personaggio con la sindrome d'Asperger estremamente credibile e anche realistico, e ha dato modo allo spettatore, almeno a me nella mia esperienza di spettatore, di immedesimarsi profondamente nel personaggio. Che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare. Sei pronto a aprire l'uscio di casa? Apriamo l'uscio di casa. Perché consideri un po' casa questo luogo? Bludesk. Questo luogo ci passo sicuramente più tempo di casa. È il mio studio, è una base di lavoro e un crocevia di incontri. Nel cinema sicuramente le cose che ho fatto di più sono i documentari, e quindi ho fatto diversi lavori di cui magari due o tre si conoscono di più. Uno è Alicia nel Paese delle Meraviglie, ha vinto il premio Ilaria Alpi, ha girato molto. Poi un altro, Quando combattono gli elefanti, che è un lungometraggio con la Spina Dorsale, che sono proprio i macchinisti delle ferrovie che che lottano per la sicurezza sul lavoro. Sia come regista che come autore, quello che mi interessa poi alla fine è l'umanità. Nasco di base come scrittore, nel senso a me piace scrivere. Mio padre era un poeta, quindi sono sempre cresciuto col suono delle parole, proprio con la magia delle parole. I progetti futuri. Uno che è il soggetto di un film, di un lungometraggio di finzione, un giallo, un documentario su un uomo di 82 anni che davvero possiamo dire che ha dato del tu a chiunque, che è Antonio Spoletini, che è uno storico capogruppo delle comparse. Allora lui si vanta che Cinecittà è stata inaugurata un mese dopo che lui nascesse, perché lui è nato il 17 marzo del 37 e Cinecittà è inaugurata il 17 aprile del 37. Quindi adesso sta lavorando con questa serie prodotta da Netflix, The Pope, girata da Fernando Meirelles, che è quel bravissimo regista brasiliano di City of God. Grande. E poi un'altra serie prodotta e diretta da Clooney, che è il remake di un film degli anni 70 che era Catch 22. Lui ha cercato le facce giuste per tutti i registi, e il titolo al momento è La faccia giusta, e forse magari rimarrà La faccia giusta. Una masterclass, un focus, due film, La pazza gioia di Paolo Virzì e Tutti per uno, soprattutto un documentario da lei stessa codiretto, ovvero un Jean-Philippe de Catravandizan. Tutto questo è Valeria Bruni Tedeschi, classe 1964, italiana esportata felicemente in Francia, attrice e regista, e lei è la madrina della edizione 2018 di Rendezvous, ovvero gli incontri del cinema francese in Italia. Si parte con Roma, poi si gira per il resto dello stivale. Il cartellone è molto ricco, l'apertura è affidata a un film che ho amato molto, ovvero Jacques Lagarde, titolato in italiano L'affido, che alla scorsa Mostra di Venezia stupì e convinse ben due regie, centrando il Leone d'Argento per la miglior regia e anche il miglior esordio, Leone del futuro. Insomma, in Francia le cose vanno molto bene, vederle in Italia, è una bella differenza. Ci sono 100 nuovi abbonati alla rivista del cinematografo, e questa è già una grande notizia, ma questi 100 nuovi abbonati sono 100 giovani studenti
Arti dell'Università Cattolica, studiano cinema, coordinati dalla professoressa Fanchi, e siamo lieti di avere questo pubblico così sfidante, così preparato e così contro tendenza. Tutti dicono che le riviste non hanno più i giovani che leggono, che le riviste sono destinate a finire. È una grande notizia questa per l'ente dello spettacolo, che festeggia i 90 anni della sua rivista Il Cinematografo. La scorsa settimana a Milano, in un convegno organizzato dall'Università Cattolica, dall'Istituto Toniolo e dalla Fondazione dell'Ente dello Spettacolo stessa, abbiamo incontrato questi studenti e dialogato con loro sul futuro del cinema, della comunicazione del cinema. Un rapporto, quello con questi nuovi 100 lettori, con la Cattolica, con il Toniolo, che è molto prezioso per la nostra rivista e per il suo futuro. Questa settimana in sala, Charlie Thompson. Charlie Thompson sogna di avere una vita normale, ma con un padre specializzato nel cacciarsi nei guai, sembra una chimera. Finalmente, in compagnia del suo unico amico, un vecchio cavallo da corsa, inizia un viaggio verso un futuro migliore. Premio Marcello Mastroianni a Charlie Plummer a Venezia 2017. A Quiet Place, un posto tranquillo, una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca il rumore. Alla regia, John Krasinski è anche interprete con Emily Blunt di un horror controcorrente, quasi senza dialoghi. Il vero nemico è la comunicazione. I segreti di Wine River. Cory, un cacciatore solitario, ritrova tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un caro amico. Inizia una pericolosa caccia all'assassino con la giovane agente FBI Jen Banner. Scoprirà che tra i ghiacci si nasconde una sconvolgente verità. Miglior regia Taylor Sheridan a Cannes 2017, sezione Uncertain Regard. Alla prossima puntata.